Siamo? È soggettivo. Allora, buonasera. Buonasera, questo è il primo incontro che le librerie COP organizzano all'interno di questa magnifica sala in collaborazione col Comune di Bologna, l'Istituzione Biblioteche, per fare un ciclo che dal prossimo incontro si chiamerà La Voce dei Libri. Questa sera è al di fuori della Voce dei Libri, ma questo è un libro che parla, quindi è come se noi facessimo La Voce dei Libri senza recitarla. Questa sera abbiamo il piacere di avere Colin Crowe, L'identità perdute, un libro globalizzazione e nazionalismo, pubblicato dalla Terza, e come relatori, oltre l'autore, abbiamo Piero Ignazzi e Dario Franceschini. Coordina l'incontro Alessandra Sardoni. Noi siamo molto felici di ascoltare questo contenuto, ne parlavamo prima, un libro leggibilissimo, quindi chi vuole poi dopo con Colin possiamo fargli firmare copia del libro per ricordare questo magnifico pomeriggio. Grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Sì, in effetti è un libro molto leggibile. È molto leggibile ma anche molto articolato e quindi rende leggibili dei ragionamenti complessi su un tema, anzi sul tema e sulle parole proprio di questo momento, forse potremmo dire di queste ore. Il titolo è Identità perdute, globalizzazione e nazionalismo sono le parole del dibattito pubblico di questa fase e anche del, non solo del dibattito ma anche di ciò che sta accadendo. Pensiamo per esempio proprio in queste ore, Colin Crowe ovviamente lo sa meglio, ne conosce meglio tutti gli aspetti, per esempio in Inghilterra con la Brexit, quanto c'entra con questo tema. Allora, io penso per raccontare il contenuto di questo libro, la lettura che fa questo libro, che va dritto nel cuore di quello che Colin Crouch chiama lo scontro epico tra la globalizzazione e il nazionalismo, lascerei naturalmente la parola all'autore, però come dire, scegliendo alcuni punti in modo che ce li possa illustrare, raccontarli a tutti voi e poi naturalmente sentire il contributo del professor Piero Ignazzi, ovviamente di Dario Franceschini, da prospettive diverse. Questo libro parte da una domanda, e forse partirei anche io da questa domanda. Dove porterebbe l'inversione della globalizzazione, cioè un rifiuto vero della globalizzazione? Che cosa potrebbe succedere? Quello che Colin Crouch dice è che non succederebbero delle belle cose, e non solo, che forse la sinistra, che spesso si identifica con pulsioni anti-globalizzazione, forse invece potrebbe recuperare una versione moderata, temperata di globalizzazione. Questo potrebbe essere utile, così come parlando di identità perdute, in realtà ci fa capire che potrebbero non essere perdute, non necessariamente avere un sentimento identitario significa rinunciare a qualcosa o dover per forza, come dire, abbattere tutto quello che identitario non è o lo è in modo minore. Però vorrei cominciare proprio da questa domanda: cosa succederebbe se ci fosse, se diciamo perdesse la globalizzazione in modo totale? Se fosse una sconfitta, se fosse della globalizzazione in modo totale, quella che lei dice è un'inversione, sì, certo, della globalizzazione. Grazie tante, grazie a tutti chi sono presenti. È un'occasione di presentare un libro, è un privilegio, sono molto grato. Se perdiamo la globalizzazione, certamente entreremo in un mondo più stretto, con vite più strette, perché la globalizzazione ci ha dato vantaggi tutti e due economici e anche culturali. Economici, quando nuovi paesi entrano nelle economie mondiali, portano sempre qualcosa di nuovo, possiamo avere commercio che cresce, perché per esempio i cinesi comprano i nostri beni
con i redditi che procedono del fatto che hanno venduto bene a noi. In generale penso che gli economisti abbiano diretto quando dicono che la globalizzazione, l'estensione del commercio porta sempre vantaggi. Perdiamo questi vantaggi se perdiamo la globalizzazione, il mondo diventerà più piccolo. A livello culturale anche, è vero che la globalizzazione minaccia certe identità culturali, porta a una diluzione forse di comunità forte, come la globalizzazione nel senso economico, anche minaccia varie industrie, diverse occupazioni. Ma a livello culturale porta anche la globalizzazione qualcosa che ha fatto più ricche le nostre vite, porta nuova cultura con cui possiamo condividiamo qualcosa, c'è un scambio tra culture, perché tutte le nostre culture sono già miscele di diversi altri modi di vita. Per esempio il pomodoro sembra un cibo particolarmente italiano, ma Dante non ha mai visto un pomodoro, perché provengono dall'America. È un periodo della globalizzazione nel 500 che ha portato a noi cibo da altre parti del mondo che abbiamo assorbito nella nostra propria cultura. Dunque, la questione era che perdiamo, a questo punto non discutiamo i problemi della globalizzazione, ma stiamo per perdere molte cose se perdiamo la globalizzazione, perché anche c'è qualcos'altro, il processo. Non è possibile di tornare a un punto del passato e risumere la vita come nel passato, perché c'è sempre un processo per smantellare la globalizzazione, volevo dire smantellare i rapporti, i legami tra nazioni, tra paesi, tra popoli. È un processo di smantellare legami, è sempre un processo pericoloso che minaccia conflitti anche violenti. Stiamo per perdere anche la pace. Questo è un punto ovviamente molto importante. Questo esame della diciamo questo conflitto fra globalizzazione e nazionalismi che è tipico di questa fase, lei lo esamina da destra e da sinistra. E io le chiederei, quindi voglio dire, difendendo l'idea che destra e sinistra ci sono ancora, quindi che anche nell'età del populismo così destra e sinistra ci sono. Che differenza c'è? Quale e come può la sinistra ancora difendere essere per la globalizzazione senza per questo farsi identificare con l'odiata elite? Sì, per me la sinistra vuol dire le rappresentazioni del popolo fuori degli elite, certamente. Anche per la sinistra di nostro, la sinistra nell'Ottocento ha una significazione diversa, ma dal 200 anni la sinistra ha la significazione anche di provare di controllare l'economia in un modo che non minaccia l'imprenditorialismo, no? Che non minaccia il progresso economico, ma che anche protegge la gente normale, i lavoratori. La sinistra vuol dire una politica che accetti l'importanza dell'economia, ma che dice anche che dobbiamo controllare
gestare, regolare l'economia in un modo che rende meglio la vita della gente che lavorano. So, per la sinistra sì, globalizzazione sì, parzialmente perché la sinistra ha una missione universale e non stretta, ma anche globalizzazione sì, ma una globalizzazione che possiamo regolare, che non controlla noi, ma che possiamo avere regole, trattati tra paesi per regolare. Questo libro, ci siamo, come dire, soffermati su aspetti che riguardano l'economia. C'è nel libro un'analisi del tema globalizzazione e nazionalismo di questo conflitto dal punto di vista economico, ma non soltanto. E forse questo anche è un aspetto molto interessante, forse meno esplorato nel dibattito, cioè la parte in cui questo tema, identità, globalizzazione e nazionalismo, lei lo riporta al piano anche culturale della cultura, e le parole che ci sono, c'è un capitolo che ha questo titolo, è ragione ed emozione. Questo anche mi sembra un aspetto molto attuale, cioè un elemento come di irrazionalità può sembrare da un certo punto di vista, sicuramente di emozione, oppure lei dice spiritualità, rabbia, cioè tutto questo è in gioco anche nella partita fra globalizzazione e nazionalismo, non è soltanto una questione che riguarda l'economia. Perché? Sì, è anche in un modo molto complicato, perché possiamo dire che l'universalismo, globalizzazione, eccetera, fanno parte. Oh, grazie. sono parte di un razionalismo, perché tutto arriva da Immanuel Kant, sì? Il concetto del razionalismo universale, e questo conduce all'idea della globalizzazione, dell'universalismo, contro tipi di politica che sono fornite solo delle emozioni, particolarmente emozioni della nostalgia per il passato. Ma una politica che usa solamente razionalismo è destinato a fallimento, perché noi siamo creature che hanno sentimenti, emozioni, valori e non sono cervelli. E per la democrazia in particolare dobbiamo tutti usare, tutti e due, razionalismo e emozioni. Per arrivare a posizioni politiche è importante che non solo pensiamo ma anche sentiamo. So, benché ci sia un conflitto tra emozioni e razionalismo, nel conflitto tra globalizzazione e nazionalismo, non è un conflitto puro. E forse un problema dei protagonisti della globalizzazione, dell'universalismo, siano sociodemocratici, siano neoliberali, e che hanno dimenticato l'importanza dei sentimenti, delle emozioni per la vita di tutto. Questa non è una questione che gli elite hanno cervelli e la gente normale hanno solo cuori, no. Abbiamo tutti bisogno di tutti e due. Ma i populismi sanno utilizzare meglio l'aspetto dell'emotività. Vedo che Dario Franceschini annuisce così. Purtroppo assolutamente sì.
è un tema, una riflessione che le persone che fanno parte di a vario titolo delle culture progressiste di sinistra, eccoci, così meglio. Dicevo, è assolutamente sì, purtroppo le forze populiste sanno usare meglio, non è soltanto un tema di linguaggio della comunicazione, hanno scelto una via più semplice, più immediata, alla quale le forze progressiste di sinistra non hanno ancora saputo trovare una via altrettanto efficace. Prima fatemi dire che il libro è veramente un libro molto ricco di riflessioni, molto attuali, alcune cose che da sole aprono una vera riflessione. Il fatto che se si tornasse indietro, come molti auspicano, l'abbiamo appena sentito, dalla globalizzazione, si creerebbero dei disastri economici e sociali. L'idea che dovremmo avere sempre stampata in mente che l'idea stessa di sovranità all'interno dell'economia moderna non ha più spazio, non è più applicabile. Una serie di elementi molto importanti su cui ragionare. Però venendo alla domanda, in Italia noi siamo purtroppo laboratorio avanzato di questo. Gli sentimenti arrivano immediati, semplici, senza tante spiegazioni. Poi attorno al sentimento, che è un messaggio che ti trasmetto attraverso toccandoti un sentimento, posso costruire il resto. In Italia hanno preso le due forze di governo, insomma le due anime, chiamiamo per semplificazione del populismo italiano, una la rabbia e l'altra la paura. Mescoli rabbia e paura, esce una miscela che funziona. Primo perché sono paure reali o rabbia reale, non possiamo dire giuste, sbagliate, strumentalizzate, un altro discorso, ma non è una percezione immotivata, sono paure figlie di questo tempo, figlie della globalizzazione, si è portata con sé, quando è entrata nelle nostre vite, delle paure che non c'erano, la paura dei diversi, la paura della perdita di livelli di benessere faticosamente conquistati per il sudore di generazioni, la paura del mescolamento, insomma tutte paure vere. I populisti le prendono, le enfatizzano e poi le utilizzano a fini di consenso. Ma arrivano, offrono protezione. Lasciamo stare anche in questo caso che funzioni, non funzioni, sia vero sia falso. Prendono la paura e ti offrono una protezione. Ti do questa, è un messaggio che arriva diretto. Poi lo coniugo sull'immigrazione, su tanti temi singoli, ma ti offro questo. In una società impaurita da tutti questi cambiamenti da cui siamo frastornati, da tutti questi timori, io ti offro protezione. Noi come abbiamo risposto? Noi e tendenzialmente le forze progressiste in Europa, almeno, e non solo in Europa, nel mondo occidentale, rispondiamo con competenza, buon governo, realismo, tutte cose molto fredde. Colin Crouch scrive, rispondete con tecnocrazia. Sì, sì, appunto, tutte cose molto fredde. In fondo adesso non voglio parlare di attualità, ma l'ultima campagna elettorale dal nostro campo, non entriamo nella politica quotidiana, è stata tutta affrontata così, insomma, con un'aggiunta di presunzione. Noi siamo gli unici a poter governare una città, un paese così complesso come l'Italia. Gli altri non sono capaci. Quello ha fatto lo Stewart in tutta la sua vita, ha fatto lo Stewart soltanto in uno stadio. Quindi come fa? Invece dando un messaggio a proposito di elite, possono riuscire in politica soltanto quelli che sono laureati, hanno studiato, ci sono un messaggio terribile, soprattutto non da forza progressista di sinistra. Quindi io penso che è impossibile che noi andiamo a competere su un terreno più semplificato, cioè i messaggi che abbiamo, i contenuti che abbiamo, perché ci vengono dalle nostre culture politiche, siano coniugati, tradotti in un messaggio più semplice. Io penso che sia possibile. I sentimenti non sono solo rabbia e paura, ci sono anche altri sentimenti, la fraternità, anche coniugati in un modo semplice, che tiene insieme valori laici e valori religiosi. Penso che noi possiamo offrire protezione, non inseguendo i terreni su cui loro sono più forti o più brutalizzando protezione, ma per esempio se tu parli di protezione sul lavoro dai un messaggio concreto, io mi impegno, sono impegnato a garantirti più protezione per i più deboli sul lavoro. Il welfare, che è uno dei settori su cui noi siamo, no, paese funziona meglio,
tutti i limiti, ma funziona meglio rispetto ad altre esperienze. La salute è una forma di protezione che offriamo per migliaia, a poi popolazioni invecchiate che hanno questo problema come problema centrale della loro vita. Quindi io penso che questa sfida si debba condurre, non è un tema di comunicazione. Se noi arriviamo, oltre che al cervello, non arriviamo anche al cuore delle persone e alle paure delle persone, difficilmente potremo condurre una competizione. Su questo tema giro una domanda che traggo dal suo libro al professor Ignazio, poi torno da lei perché naturalmente ci sono tanti elementi, che è questa a proposito di emotività, professor Ignazio. L'impegno politico per un mondo transnazionale, scrive Colin Crouch, possiede quell'energia emotiva sufficiente per trascendere la richiesta dello Stato-nazione di un monopolio della lealtà quando quest'ultima è sostenuta da un potere politico così forte? È una domanda che l'autore lascia appunto con il punto interrogativo. È una domanda. Sì, grazie. In realtà cerca di dare una risposta nelle ultime pagine del libro a questo problema, a questo dilemma, potremmo dire. È la questione che in realtà si sta ponendo da molto tempo, vale a dire come alcune istituzioni possono sostituire le istituzioni dello Stato nazionale per gestire, imbrigliare eventualmente, fenomeni che sono al di là dello Stato nazionale. Il primo tentativo che è stato fatto, che è di gran lunga il tentativo migliore mai sperimentato nella storia dell'umanità, è quello dell'Unione Europea. Ovviamente sembra che, come dire, con la bacchetta magica tutto riesca immediatamente. No. È una costruzione quella dell'Unione Europea, una costruzione che ha già alcuni decenni alle spalle, ma che ha bisogno certamente di essere implementata, ma solo all'interno di questa dimensione, cioè di una dimensione sovranazionale che incomincia dal livello europeo, si possono gestire alcuni fenomeni che sono stati quelli che hanno prodotto gli effetti negativi della globalizzazione. Globalizzazione, lo dice molto chiaramente Colin Crouch in questo libro, che riflette la migliore invidiabile tradizione degli intellettuali inglesi del riuscire ad esprimere in maniera così piana e chiara concetti e visioni così complesse, non sempre molto ammirato e invidioso di colleghi di marca anglosassone capaci di fare questo, e esprimo quindi tutta la mia ammirazione, invidia. Ma in questo quadro della globalizzazione ci sono stati aspetti incredibilmente positivi, lo sappiamo, non dobbiamo dimenticarcelo: miliardi di persone che sono uscite dalla povertà, dalla fame, dal morire di stenti, dal non avere nessuna igiene, dall'inizio dell'alfabetizzazione. Cioè, rendiamoci conto che l'Europa è stato il paese, l'area che ha imposto la colonizzazione e che ha sfruttato quindi le risorse di paesi che oggi invece stanno beneficando di un'inversione di rapporti. È chiaro che noi stiamo soffrendo di questa situazione dal punto di vista economico, stiamo soffrendo di questa situazione perché in realtà ci sarebbe stato anche un'altra modalità per non soffrire di questi effetti della globalizzazione se tutte le risorse non fossero state concentrate in pochissime mani. Però certamente c'è una redistribuzione e un riequilibrio a livello globale attraverso la globalizzazione, e ci sono stati amplissimi, enormi settori del globo, dell'umanità, che ne ha tratto vantaggio. Noi ne abbiamo tratti in Europa alcuni svantaggi. Bene, possiamo rimediare a questo? In qualche misura sì. In qualche misura, vale a dire, riuscendo a controllare alcune dinamiche economiche a livello economico che a livello nazionale sono assolutamente incontrollabili. Sarebbe assolutamente velletario pensare, come pensano alcuni politici di casa nostra e di altre case che rimangono all'interno delle case nazionali, sia possibile gestire nel microsistema nazionale.
quello nazionale è diventato un microsistema. Bisogna andare a un metasistema, per non essere il macrosistema dell'umanità, ma almeno il metasistema del livello europeo. A questo livello ci sono le forze, le risorse, le capacità per imporre delle regole alla globalizzazione, affinché questa diventi veramente virtuosa. Ora, posso fermarmi qui perché il libro ovviamente mi dà molti altri spunti, non so se mi vuole fare una domanda o... Prego, se allora, un altro, se posso, se posso continuare. Prego. Continuerei sull'aspetto che più mi preme, più mi interessa, per via dei miei, della mia formazione, delle mie propensioni, cioè quello della politica. Ci sono delle riflessioni estremamente illuminanti in questo lavoro, passaggi brevi ma che obbligano a riflettere, a pensare. Il primo, ne vorrei citare alcuni, il primo è quello che riassume sostanzialmente, ma all'interno ci sono molte cose, riassume la politica contemporanea attraverso, contemporanea ma diciamo non di oggi, contemporanea nel senso degli ultimi secoli, dell'ultimo secolo, due secoli, attraverso quello che l'autore chiama due assi, l'asse del tradizionalismo conservatore e l'asse del razionalismo nella sua versione liberale, nella sua versione socialista, socialdemocratica. E in effetti questi sono due piani da tenere sempre presenti, perché se noi pensiamo all'asse, diciamo, tradizionalista conservatore, a che cosa fa riferimento quest'asse? Ovviamente alla conservazione, ovviamente a qualcosa che è noto, ovviamente qualcosa che è lì ed è presente, a quello che, con una bellissima citazione e riformulazione del Faust di Goethe, dice: tu non sei bello, ma tu hai un aspetto che mi è familiare. La tua bellezza non è astratta, la tua bellezza è data dal fatto che tu sei qualcosa che io conosco e in cui mi riconosco e in cui mi rispecchio. Ecco, il conservatorismo trae forza da questo, dall'avere una capacità di dire e narrare quello che è noto a tutti e tutti vogliono sentirsi. E la versione oggi di un conservatorismo che ha preso una direzione diversa, poi potremmo dire se siamo in un altro ambito, ma questo diventa un po' lungo forse, però è quello del dire: sì, noi dobbiamo stare tra noi che ci riconosciamo, tra noi che sappiamo chi siamo quando ci vediamo, e quindi tutti gli altri vanno da un'altra parte. Questo è esattamente l'opposto di quello che è stato tentato col grande corrente ideale dell'illuminismo, che ha come suo corollario il cosmopolitismo, cioè nel senso che c'è una fratellanza, una fraternità universale, una fratellanza universale, perché tutti sono uguali a me. Non solo quelli che conosco, ma tutto il genere umano. Questo è il grande passaggio e la grande divisione che c'è oggi da un punto di vista culturale profondo, antropologico, tra chi pensa che i fratelli siano solo quelli simili e chi pensa che i fratelli siano tutti quelli del genere umano. E su questo credo si potrebbe fare e articolare una politica diversa rispetto a quella che è stata fatta da molti oggi. Però torno, professor Crouch, a questo tema dell'elite, a questo proposito, perché la distribuzione di quelli che pensano, che, diciamo, che hanno un pensiero pienamente cosmopolita e di fratellanza, corrisponde a un pensiero elitario che appartiene a certe elite europee, cosmopolite anche perché possono esserlo. La mia è un po' una domanda d'avvocato del diavolo, e il resto appartiene agli altri? Probabilmente, in un senso stretto, il cosmopolitanismo è qualcosa di intellettuale, dunque di un'elite intellettuale, non necessariamente un'elite dei ricchi, dei potenti, ma è possibile che la gente normale capisca il multiculturalismo e i vantaggi e i benefici di una miscela
di beni. C'è una, non esiste più, ma negli anni 90 i tifosi del calcio inglesi hanno un cantano, non è possibile di tradurlo, ma dicono siamo tifosi inglesi e tutti mangiamo vindaloo. Now, vindaloo è un curry indiano. Eh? Hanno detto vindaloo perché vado con 4-4-2, la formazione favorita dei calcio inglesi, ma questo è la seconda. Ma hanno assorbito un cibo indiano come un simbolo degli inglesi. Anche la birra preferita in Inghilterra tra i tifosi del calcio, per esempio, è un birra che noi chiamiamo lager. Questa è una parola tedesca che non esiste in tedesco per descrivere una birra, ma significa una birra tedesca. Dunque i tifosi inglesi, tifosi di calcio, che è una popolazione molto nazionalista, hanno una birra preferita tedesca e un cibo preferito indiano. E questo è un piccolo esempio, un po' umoroso, della possibilità che tutti possono godere la possibilità di culture diverse. Anche la musica di varie culture influenzano gli altri, musica popolare. Anche vediamo, dopo un periodo degli incontri tra un popolo nativo e gruppi di immigranti, man mano vediamo che ci sono sposi, ci sono mariti e mogli di diverse culture, diversi colori. Anche vediamo, qualcosa molto interessante nel famoso referendum sul Brexit in Inghilterra, benché la questione principale fosse una questione dell'immigrazione, le città con grandi popolazioni di immigrati e discendenti di immigrati, dove abbiamo avuto immigrazioni da decenni, hanno votato per l'Europa. I parti dei paesi dove mancano immigrati, o importantissime, dove sono arrivati molto recentemente immigrati, hanno votato contro l'Europa. Anche nella Germania, con eccezione della Bavaria, no, il partito populista della destra, Alternative für Deutschland, ha il suo supporto nei parti orientali del paese, dove non hanno mai visto un immigrato, perché non arrivano dopo. So, è possibile con tempo, il problema è abbiamo bisogno di tempo. Con tempo tutte le persone possono godere i vantaggi di una miscela di cultura. No, forse non sono cosmopolitani, ma possono essere qualcosa alternativa di persone che pensano che la sua cultura sia qualcosa perfetto da molti anni. Dario Franceschini, c'è una tentazione nazionalistica, sembra far capire Colin Crouch nel suo libro, anche da parte della sinistra, però dice attenzione perché se imbocca quella strada lì, una strada antiglobalizzazione, la leadership di quella strada è della destra comunque. Questo non è così scontato dire questo, perché una sinistra, non so se di solito dire sinistra nazionalista, forse no, ma una sinistra antiglobalizzazione c'è. Sì, ne parla, il Partito Democratico potrebbe avere tentazioni di questo tipo. Nel libro è fondatamente. Io penso che questa tentazione ci sia, oltre che su questo, in modo più generale. Cioè noi, le forze progressiste o riformiste, hanno in questi anni tendenzialmente accettato il confronto sui temi posti nell'agenda dalla destra, ripresentandoli
corretti con un po' di buonsenso, un po' di equilibrio, una spruzzatina di equità sociale, ma sostanzialmente andando a competere là, non proponendo modelli alternativi. È vero che ci sono dei vantaggi del multiculturalismo, ma se nessuno si prende la briga di spiegarli, e quindi noi presentiamo soltanto una versione più corretta, penso ai temi dell'immigrazione per esempio, una versione più corretta, più equa, un po' più giusta, ma non spieghiamo invece che il futuro è un futuro inevitabilmente dell'integrazione, del multiculturalismo, che un conto è ciò che c'è di illegale, di criminale legato all'immigrazione clandestina, che è un tema che sia la destra che la sinistra devono gestire e sconfiggere, ma che le nostre società siano inesorabilmente e giustamente società destinate al mescolamento, all'integrazione, al multiculturalismo, è una cosa che va spiegata, è già nelle nostre vite, e noi invece accettiamo questo uniformare tutto, per cui gli immigrati, parola immigrato, all'orecchio di gran parte di noi suona ormai come qualche cosa di legato a illegale e criminale, e dimentichiamo che i migrati sono anche le badanti o le babysitter a cui affidiamo le cose più preziose che abbiamo nella vita, cioè le mamme, i papà e i figli, perché si uniforma tutto, cioè rifiutiamo a fornire una via alternativa. Invece credo che parte della bellezza della politica, ma anche il fatto che ha anche un valore pedagogico, cioè bisogna presentare modelli diversi. Questo è un settore, il multiculturalismo, ma io penso anche ai temi rispetto ai temi della sovranità nazionale, perché la politica non è soltanto dire quello che si può fare il giorno dopo, ma anche la prospettiva. Vogliamo avere il coraggio di dire che mentre noi abbiamo, pensiamo che i valori della democrazia, dell'uguaglianza, i diritti siano intoccabili e sacri dentro i confini nazionali, al punto che per una fase c'è stato anche chi ha immaginato di esportare la democrazia con la guerra preventiva, no? E quindi valori talmente assoluti che devono essere esportati in modo quasi uniforme o identico in tutti i paesi del mondo. Poi accettiamo tranquillamente che nel livello in cui avvengono gran parte delle decisioni che riguardano le nostre vite, cioè un livello sovranazionale, globale, internazionale, dove ormai avvengono il 90% delle scelte che ci riguardano come economie, come singoli, come persone, lì valga la legge del più primitiva, la legge del più forte. Il G7, il G20, in fondo cosa sono? Mi siedo a quel tavolo non in base al numero di abitanti che ho nel mio paese, ma in base al mio PIL. Quindi sul livello internazionale, cioè quello su cui si svolgono gran parte delle decisioni determinanti per le nostre vite, le leggi sono le più primitive. Vale l'economia, cioè il potere dei soldi, e il potere delle armi. Quanto tempo ci vorrà perché un cittadino di un paese africano valga come un cittadino degli Stati Uniti o dell'Europa? Perché quanto tempo ci vorrà perché nei tavoli internazionali ogni paese valga per il numero di abitanti che ha e non per il PIL che ha? Noi non ne parliamo di queste cose, perché se la politica diventa soltanto realismo e concretezza, che per carità deve essere questo perché devi affrontare i temi di ogni giorno, ma rinuncia a indicare una prospettiva, non si capiscono più le differenze. E allora vale il tema: chi mi offre più protezione per il mio problema immediato e personale, lo voto, non c'ho più distinzioni, vado all'immediato. Chi mi offre adesso più garanzie di protezione, che ci riesca o non ci riesca, voto lì. E quindi si vede quali sono gli spostamenti elettorali. Colin Crouch parla anche molto del tema dell'Europa. Anche su questo, noi ci siamo già adattati al tema che, siccome in Europa, certo molte cose non funzionano, ma addirittura abbiamo paura a fare la prossima campagna elettorale fra europeisti e anti-europeisti. Dobbiamo per forza dire: noi sì, siamo per l'Europa, però non questa Europa. Frase obbligatoria. Anche perché lì abbiamo paura a sfidare. Vogliamo dire che l'Europa è il destino inesorabile, è la dimensione minima. L'Europa ormai esiste più tra le giovani generazioni che tra i governi. Vogliamo dire che il processo europeo non funziona perché ci siamo fermati a metà, anziché fare il passo definitivo? Avremmo voluto che l'Italia si sedesse attorno al tavolo dei paesi disposti a fare dei passi avanzati molto più forti in termini di cessione di sovranità. Per carità, anche in questo caso
ci si ferma sempre un passo prima. Allora io credo che se non abbiamo il coraggio di alzare il livello della sfida culturale e della sfida sui valori, sui contenuti, anche in questo caso noi dovremmo aspettare molto tempo prima di tornare a vincere. Sì, la posizione nazionalista della sinistra dice che lo stato di welfare fosse una creazione dello Stato-Nazione. Senza un sentimento di appartenenza a nazioni come un popolo che condividono qualcosa, sarebbe impossibile questa creazione. Dunque, la politica sociale ha bisogno della nazione. Dunque, se passiamo a altri livelli del governo trasnazionali, perdiamo questo senso di appartenenza, questo senso di un insieme, e dunque perdiamo finalmente lo stato di welfare. Se l'Europa, tra i paesi europei, accettassero di affidare all'Europa delle risorse e delle politiche, sì, di welfare, probabilmente cambierebbe anche l'atteggiamento questo è un punto più lontano, perché questo argomento è molto serio e non è possibile di ignorarlo o dire che questo è solo un nazionalismo. No, è un argomento importantissimo. Il problema è che se rimaniamo con livelli di governo nazionali non possiamo regolare o controllare, governare l'economia globale. E dunque siamo soggetti ai forze finanziari che ci hanno rotto nell'anno 2008. Dunque abbiamo bisogno di livello di governo sovranazionale. Ma come possiamo avere sensi di legami, di attaccamento a qualcosa trasnazionale? Perché la creazione delle nazioni non era qualcosa semplice, no, non fu qualcosa naturale. La creazione delle nazioni e il senso appartenenza alle nazioni fu un lavoro di molti, molti cento di anni, molta violenza, tortura e morte. Non era una cosa gentile. Non vogliamo che creiamo Europa con la guerra e la morte. È possibile di arrivare a un punto dove ci sono sentimenti che accettano mutualità a questi tipi di livello? Perché il problema è, facciamo mercati facilmente a livelli sovranazionali. Molto facile di fare questo. Ma la creazione dei mercati crea ancora problemi della marketizzazione. Dunque dove ci siano mercati, abbiamo bisogno di politica che rende più civilizzato il mercato. Questo fu qualcosa che capiva benissimo Jacques Delors quando fu presidente della Commissione. Ha introdotto il mercato unico d'Europa. Questo fu una grande estensione del mercato, regole del mercato enorme. Ma Delors disse anche che se ci sono mercati abbiamo bisogno anche di altre politiche. Sì. Cioè, anche mentre quello periodo abbiamo visto l'estensione del dialogo sociale europeo, introduzioni certe politiche sociali, anche dialoghi, legami tra la Commissione e altri gruppi nella società, legami con sindacati, con imprese, gruppi di imprese, legami con governi locali nei paesi individuali, anche legami con comunità singoli nei vari paesi. Fu una creazione di una società intorno del mercato.
E fu a quello punto che Margaret Thatcher ha detto no, basta, perché lei ha condiviso, era una tifosa per il mercato unico, perché questa estensione del mercato è bellissimo, ma hanno detto non abbiamo distrutto lo stato del welfare inglese affinché creare un nuovo livello europeo, basta. So, da questo punto era la divergenza tra gli inglesi e gli altri sulle questioni dell'Europa, perché gli inglesi dovrebbe essere solo un mercato per non tutti ma molti altri, particolarmente nell'Europa occidentale. La creazione dell'Europa sia qualcosa anche sociale. E ci sono molti elementi di questo tipo, molte, molte istituzioni intorno dell'Europa. Ma dopo Delors e dopo Romano Prodi di questa città, dopo quello periodo è arrivato il periodo più neoliberale a livello della politica europea, qualcosa che gli inglesi non hanno visto. But, se non sarebbe rimasto. Sì, certo. Abbiamo una politica che insiste che la creazione dei mercati è il punto di origine e destinazione della politica europea. So, hanno attaccato il sistema di relazioni industriali nei paesi nordici, politiche che funzionano bellissime, ma non sono puramente del mercato. E abbiamo visto anche particolarmente la politica dell'austerità, senza compromesso, che hanno sofferto gli italiani, i greci, gli spagnoli e gli altri. So, abbiamo questo periodo quando l'Europa è tornata a una forza solamente per mercato, dunque non crea più legami, non prova di diventare qualcosa amata. Forse dopo questo crisi britannica, forse vedono questo e forse cambiano mente. Questo non è solo una questione del tipo di politica economica, il problema del neoliberalismo è non solo economico, è anche sociale e culturale, perché una visione totalmente economista non vede altri bisogni umani, non vede altri bisogni del governo. So, abbiamo bisogno di la creazione di legami appartenenza a livello sovranazionale, ossia non possiamo mai controllare l'economia globale. E questo è il progetto del Brexit, di creare nazioni che hanno bandiera, che hanno passaporti blu, una cosa molto importante per gli inglesi, che non abbiamo passaporti con un colore che non abbiamo scelto da noi stessi. Possiamo avere tutto questo, ma non possiamo avere un controllo dei mercati globali finanziari. Esatto. Allora, professor Ignazzi, volevo chiederle, rispetto anche alle cose che diceva prima, l'analisi che ha fatto ripercorrendo il libro con gli assi, se però tutto questo è ancora vero, nel senso è stato scardinato tutto al punto che di quei filoni non c'è più niente, quindi che a dispetto, perché lo voglio dire, il libro di Colin Crouch è ottimista. È ottimista, intanto è per la prima volta si legge una come dire un elogio del Parlamento europeo, nel senso che dice sarebbe il Parlamento europeo, è vero, non funziona, non conta nulla, intanto decide un po' di più di prima, dice Colin Crouch, insomma ha un po' più di potere, e poi sarebbe sciocco, visto proprio ora che comincia a ingranare, insomma trattarlo male, dire che non conta niente. Questo, quindi dico, il libro è ottimista, però a dispetto dell'ottimismo del libro invece solleciterei un lato, non so se pessimista, se quello di Piero Ignazzi, nel senso, se lo scardinamento al quale stiamo assistendo
si può abbattere attraverso, come dire, una logica dei vecchi filoni, se resistono e se possono riprendersi. Ma dunque, diciamo che per molti decenni, dalla fine del dopoguerra, la politica a livello europeo conosceva delle divisioni molto chiare, molto nette, molto precise, più o meno comuni a tutti i paesi europei. Erano divisioni principalmente legate a scelte sul piano religioso e scelte sul piano sociale. Questo ha determinato comportamenti politici, scelte elettorali, quindi una sorta di camicia di forza, anche se il termine è un po' forte, diciamo, però una sorta di camicia di forza che imbrigliava gli elettorati verso alcune scelte di fondo, che secondo alcuni potevano essere anche distinte anche in due fronti, il fronte socialista socialdemocratico e il fronte, usando una terminologia nordica, borghese, quindi all'interno dei quali c'erano le forze confessionali, liberali, conservatrici, agrarie, eccetera. Quindi questi due fronti contrapposti che in realtà, secondo analisi fatte fino agli anni 90, non si differenziavano molto nei rapporti di forza tra quello rispetto agli anni 20, cioè gli anni in cui per la prima volta nella storia si è realizzato il suffragio universale maschile e quindi sono entrati in arena politica milioni e milioni di persone per la prima volta. Hanno scelto in quel momento, e la scelta che è stata fatta in quel momento, vedete, nel momento in cui tutti entrano improvvisamente nell'arena politica e vanno da una parte o dall'altra, quindi seguono impulsi di carattere religioso, di carattere nazionalista, eccetera, o impulsi legati a prospettive di giustizia sociale, di rivendicazione dei diritti di classe, comunque si solidifica, il mondo politico dell'Europa si solidifica in queste due alternative. Poi arriva, come sappiamo, in alcuni paesi la variante, l'irruzione fascista, nella versione italiana o tedesca, che però è una specie di parentesi, aveva ragione Croce da un certo punto di vista, una parentesi, perché dopo guerra si ritorna agli anni 20, cioè in tutta Europa i rapporti di forza tra borghesi, tra virgolette, e socialisti rimangono gli stessi, fino agli anni 80. Allora noi abbiamo quindi un doppio terremoto. Il primo terremoto si ha negli anni 80, perché per la prima volta negli anni 80 viene alla luce qualcosa di nuovo, sono i partiti verdi ecologisti, cioè qualcosa che non esisteva prima. Quindi qualcosa di nuovo che comunque si colloca da una parte. E poi arriva un'altra cosa, e qui il prototipo e il progenitore è il Fronte Nazionale Francese di Jean-Marie Le Pen, che non è il neofascismo, assolutamente, è una nuova destra radicale ed estrema che interpreta per prima i sentimenti di cui oggi si parla, di populismo, eccetera, cioè l'equazione immigrazione e sicurezza e la difesa dell'identità nazionale. I francesi prima di tutto, les Français d'abord, era il grande slogan degli anni 80, della fine degli anni 80, del Fronte Nazionale Francese. Come vedete, sono slogan che poi ritornano, che vengono ripresi. E questo però è veramente qualcosa di nuovo. Anche i Verdi sono qualcosa di molto nuovo, ma alla fine trovano un modus vivendi con la sinistra. Queste forze invece non trovano un modus vivendi con i conservatori, e anzi, va merito al conservatorismo e soprattutto ai conservatori, ai gollisti francesi, di non avere mai fatto alleanze con la destra estrema e radicale. Però il loro isolamento è stato anche un elemento di forza. Un elemento di forza perché ha fatto sì che coloro che si identificavano con quella forza si ritenessero contro tutti gli altri e quindi rafforzassero il loro mondo chiuso.
Questo mondo chiuso ha fatto proseliti. Ha fatto proseliti di tipo diverso, in Francia continua la stessa tradizione, ma abbiamo avuto una sorta di vero e proprio contagio in Europa. Quello è stato il vero contagio che è venuto dalla Francia. Non sono venuti solo ideali di fraternité, égalité e liberté, ma è venuto anche il contagio di un nuovo tipo di estrema destra radicale. E infatti, giustamente, io credo che alcuni partiti vanno definiti non populisti, ma di estrema destra radicale. Mi sembra, a mio avviso, più preciso, più corretto. Bene, oggi ci troviamo che quelle posizioni, che erano posizioni xenofobe, nazionalistiche e securitarie, questa è la triade su cui facevano forza le partiti come quelli appunto poi sviluppatisi in Austria, sviluppatisi in Scandinavia, sviluppati in Olanda, in Belgio, eccetera, in Svizzera per certi aspetti. L'Italia è rimasta fuori finché non è arrivata poi la trasformazione salviniana della Lega Nord, ma già prima c'erano sintomi che anche la Lega di Bossi andava su questo piano. Ora, per arrivare al punto, c'è una nuovo, c'è un nuovo, nuova dimensione del conflitto, c'è una dimensione del conflitto che ha favorito, e qui ci ricolleghiamo a quanto è stato detto fin qui, che ha favorito e sta favorendo partiti come questi, come quelli il prototipo appunto il francese Front National, poi con varie altre declinazioni, il partito il famigerato Orban, eccetera, e tanti altri in giro per l'Europa. Ma la nuova linfa vitale per questi tipi di partito è dato da una nuovo tipo di conflitto, un nuovo asse di conflitto, che è quello appunto sull'aspetto europeo, sulla questione europea, pro o contro Europa. Certamente questo è un conflitto che attraversa in maniera molto forte gli elettorati di tutta Europa. E la posizione anti-europea che è stata poco politicizzata, la posizione sull'Europa, la politicizzazione dell'Europa, del tema Europa, non c'è stato fino a pochi anni fa. Non si parlava di Europa. L'Europa è una cosa tecnica, è una cosa o affettiva, va bene, sì, che bello, eccetera, Erasmus, tutte queste belle cose, possiamo finalmente andare senza passare le frontiere, se abbiamo l'euro non ci sono più i cambi, accidenti, è bello, tutto questo, ma non c'era un discorso anti-europeo. Il discorso anti-europeo è emerso in connessione con i problemi che diceva appunto, che abbiamo detto fin qui, quelli della globalizzazione, quindi una riscoperta nazionalistica, e chi era già pronto a raccogliere questo sentimento, queste pulsioni dell'elettorato, era là, era estrema destra. Quindi quello che vediamo oggi non è uno sconvolgimento, è una evoluzione di qualcosa che già dalla fine degli anni Ottanta stava maturando, che ha preso forme diverse, in certi casi anche meno aggressive rispetto a come siamo presentate allora, più suadenti, più convincenti anche, ma fanno agio su un tema che è esploso sostanzialmente negli ultimi anni. E chi sta dall'altra parte, cioè chi sta dalla parte pro-europea, ha avuto molte difficoltà. E prima lo diceva benissimo Crouch, dobbiamo sempre dire... Franceschini, sì ma, no, altro che sì ma, grandissima cosa, mai vista prima nella storia, e come tutte le cose ovviamente migliorabili, ma questo va da sé, sarebbe ridicolo doverlo esprimere sempre, ma grandissima cosa, solo che adesso c'è l'occasione per chi sta dall'altra parte, dalla parte del pro-Europa, a far sentire la propria voce, perché c'è un conflitto in atto, prima non c'era il conflitto, e quindi andava tutto così un po' correndo sulle linee guida del tecnicismo. Però non crede che sia anche il momento in cui questo è più difficile? Poi lo chiedo anche a Dario Franceschini, al quale con una punta di malizia però devo ricordare che lei faceva parte di un governo e di un partito il cui
leader comunque diceva Europa sì, ma non così. Cioè il tema dell'antieuropeismo è stato cavalcato dell'anti-Europa, non questa, l'Europa severa, eccetera, è stato cavalcato anche l'Europa dei burocrati. L'Europa dei burocrati, l'Europa dei lacci e della, e diciamo della flessibilità negata e poi concessa soltanto dopo i pugni sbattuti sul tavolo. Quindi questa, poi magari le chiedo di rispondere se questo è un cambiamento di posizione, però quello che chiedo ancora a Ignazi è che è molto difficile essere pro Europa perché viene, come dire, quello che tutti i partiti per la verità anche nella campagna elettorale hanno sostenuto a grandissime linee è in Italia i soldi ci sarebbero per fare tutto, per fare il reddito di cittadinanza oppure per fare gli 80 euro oppure per fare questo oppure per fare quell'altro, i soldi ci sono, è l'Europa che non ce li fa spendere o non ce li fa usare o che mette fa il patto di stabilità, i vincoli per i comuni, eccetera. Allora essere pro-europei significa dover accettare di dire che i problemi dell'economia italiana spesso sono italiani, non sono dell'Europa. Beh, però questo riconoscimento non c'è stato tanto. Beh, certo, è sempre difficile dire che uno è brutto, cattivo e anche un poco intelligente, però se la realtà è quella, è quella. Cioè, non è che, insomma, non è che è colpa sempre, anche qui c'è una responsabilità di qualcuno che è stato al governo un po' di tempo, a dire che la colpa era sempre di qualcun altro e di qualcos'altro e di chi era stato prima, c'era stato prima. Brutti visti italiani o italiotti, se vogliamo dire. No, i problemi sono tutti nostri, i problemi sono tutti nostri e sono delle incapacità, cioè quasi nessuno però fa l'elenco di tutti i miliardi che noi riceviamo e non riusciamo a spendere all'Europa, quasi nessuno lo sbandiera tutti i giorni, di quanto noi non riusciamo a spendere, per esempio non siamo riusciti a spendere i fondi strutturali, no? Dice, questo è un altro bel argomento, no? Che non si dice. Dario Franceschini, questo l'alto italiano del dibattito. Ma intanto che il tema che abbiamo un po' girato stasera, io penso che al di là del dibattito, il ritorno ai nazionalismi che viene raccontato da una parte delle forze di destra, come è giusto chiamarle, o populiste, il destino sia inesorabile, cioè non si torna indietro dalla globalizzazione. Si può raccontare che si vuole tornare indietro, ma il destino è inesorabile. Infatti l'economia è già oltre i confini nazionali da molto tempo, le grandi imprese, e quindi si tratta di governare questo processo nel modo migliore. Lo stesso vale per il discorso europeo. Anche qui un conto è la demagogia e la semplificazione, ma esiste concretamente la possibilità di tornare alle economie nazionali? Nel mondo globale è già piccola l'Europa, molto piccola, e anche il più grande dei paesi europei o il più forte dei paesi europei, come la Germania, è un paese piccolino nel mondo che evolve, nel mondo in cui nell'economia globale in cui entrano paesi con centinaia di milioni di abitanti, con economie con tassi di crescita enormi, è già piccola l'Europa, è già insufficiente l'Europa per reggere il confronto globale di questo secolo. E quindi noi dobbiamo ragionare come gestire questo destino. Certo, io non è che, figuriamoci se diciamo che l'Europa, come ha funzionato in questi anni, con le politiche del rigore basta, con le politiche monetarie basta, può essere l'Europa che va bene. Peraltro Juncker, con un po' di ritardo, 2 giorni fa ha ammesso che è stato un errore dei prossimi 10 anni, c'è stato chi gliel'ha detto, quindi non è quel tema. Io parlo di messaggio all'opinione pubblica. Sapere perché l'ha detto. Perché l'ha detto non sono in grado di rispondere, forse perché si avvicina alle elezioni europee, non lo so. Ma l'ha detto comunque, quindi fosse arrivato prima questa riflessione, abbiamo avuto politiche di rigore eccessive che hanno, in un momento difficile, hanno ulteriormente allontanato l'opinione pubblica da. Ora l'Italia, però, questo quindi criticare l'Europa fa parte anche migliorare le politiche, chiedere politiche diverse fa parte dell'azione dei governi nazionali. Io parlo di messaggio all'opinione pubblica. L'Italia è stato uno dei paesi che ha avuto per decenni l'opinione, lo dimostravano i sondaggi, gli studi, la vita quotidiana, l'opinione pubblica più fortemente europeista per decenni. Poi improvvisamente da un lato c'è stato chi ha lavorato per smontare questo, perché prima di Salvini ci sono stati anche gli anni di Berlusconi e di Tremonti, no? che hanno cercato di smontare questo senso di europeista del popolo italiano. E ha funzionato, ci siamo arrivati anche noi a non avere, anche in questo caso, io lo citavo come esempio, il coraggio di sfidare. E di dire che, anzi, io penso per esempio che il futuro nostro era quello che speravo potesse accadere vincendo le elezioni,
sia di un'Europa che, non essendo inesorabile il proprio destino di integrazione, ma non potendo andare avanti col passo del paese più veloce o col passo del paese più lento. Cioè 27 paesi non possono andare col passo del più veloce, ma non possono nemmeno andare col passo del più lento, perché tutto si blocca. Bisogna recuperare l'idea, che si è chiamata in tanti modi, il più semplice da capire è quello delle velocità differenziate, cioè dei paesi, come poi è avvenuto, peraltro non è una cosa da inventare, per Schengen, per l'euro, perché non tutti i paesi sono dentro Schengen o dentro l'euro, paesi che accettano di essere, di cedere altre porzioni di sovranità per un grande disegno che punta agli Stati Uniti d'Europa. E vanno i paesi che sono pronti. Il problema è che noi, che immaginavamo di sederci a questo tavolo con Francia e Germania, perché l'uscita Brexit ha degli aspetti negativi, ma poteva avere anche un effetto positivo. Cioè a quel punto la Gran Bretagna, che ha sempre rallentato i processi di integrazione europea, è fuori e quindi si può accelerare. Non è successo nemmeno questo. Al momento non è successo nemmeno questo. Noi immaginavamo di essere con Francia e Germania nel nucleo dei paesi grandi, fondatori, pronti a fare passi avanti sulla cessione di sovranità. Abbiamo improvvisamente, ci siamo ritrovati l'Italia con l'Ungheria, la Polonia, cioè i paesi che frenano totalmente su posizioni arretrate nazionaliste del processo di integrazione europea, a dimostrazione che insomma il destino delle persone passa anche attraverso le elezioni. Non è un patto, perché sembra tanto che cosa cambia, cambia come. Quindi io penso che questa caratteristica vada recuperata, e che per esempio quando veniva nel libro Krauss ricorda Delors e le sue idee di politiche sociali europee. Penso che anche da questo punto di vista forze progressiste e l'Italia, o almeno noi in Italia, avremmo dovuto dire: non è possibile che l'Europa abbia solo la parte sgradevole nei confronti delle opinioni pubbliche, perché cresca un sentimento positivo o di cittadinanza europea dovrebbe fare anche politiche attive positive, il welfare, la previdenza, le politiche culturali, cioè avere delle competenze nuove che siano anche utili a far crescere un sentimento di cittadinanza europea, che è quello, che ci piaccia o non ci piaccia, Salvini o populisti o no, Salvini o non populisti, è la dimensione che sarà la dimensione dei nostri figli e dei nostri nipoti, cioè che saranno cittadini europei. C'è peraltro un passaggio molto, che ricorda sempre Krauss nel suo libro, molto, molto giusto, su cui riflettere. Gli scozzesi, per esempio, ma così i catalani, così altre minoranze, che sono contro l'identità nazionale per ragioni storiche, linguistiche, tante ragioni, però non discutono la loro appartenenza all'Unione Europea, ma ci vogliono andare direttamente, senza il livello nazionale intermedio. E quindi può darsi che mentre c'è questo rigurgito nazionalista, in realtà l'equilibrio che si può costruire in un futuro sia di una maggior federalismo, autonomia, non entro nel merito di come, ma un maggior riconoscimento delle identità locali che oggi sono sotto le singole sovranità nazionali in un rapporto diretto con l'Europa. Può darsi che il futuro sia questo. Allora, lascerei la parola a Colin Crouch per un, diciamo, come giro conclusivo, e poi magari chiediamo a Ignazio anche di chiudere. Prego. Sì, grazie. Sull'identità forse possiamo aggiungere. Oh, sull'identità. Nel senso, in parte faceva l'esempio prima con la storia del calcio e così, però sì. Il tema è l'idea che non necessariamente alla globalizzazione debba corrispondere una perdita di identità, le identità perdute. Sì, io uso questo modello del quale pezzo russo, il Matryoshka. Matryoshka, ok, Matryoshka è la parola russa, dove ci sono uno piccolo, più grandi, più grandi, più grandi. Questo è il mio concetto della identità per una persona moderna, che abbiamo forse un'identità per la nostra città, particolarmente forti in Italia, forse più che in altri paesi. Poi forse per certi, non per tutte le regioni, ma certe regioni come Bavaria, per esempio, Sicilia, abbiamo una appartenenza a una regione, più nazioni, forse più l'Europa. E dopo questo punto arriva più difficile, perché per avere identità abbiamo bisogno di cose con cui abbiamo legami. E al livello del mondo è difficile da averle. È possibile, abbiamo la possibilità di sentimenti
Molte gente dà moneta o forse lavoro per aiutare persone in troppo disastri in ogni parte del mondo o per aiutare con tipi di problemi sociali. Ci sono solidarietà globali, ma pochi. Ma è possibile di avere certi livelli della solidarietà, di identità, e questi non sono rivali, non sono uno contro l'altro. È possibile di costruire qualcosa più grande con tutti gli altri enti dentro. Questa è la mia visione dell'identità moderna, forse non solo moderna, forse anche esistava da anni. Ma se non possiamo fare così, avremo molti problemi con una globalizzazione, perché la globalizzazione esiste e esisterà per anni a un livello solo del mercato e per la gente che possa agire a livello globale. Ma per noi persone normali abbiamo bisogno di livelli dell'identità che conducono a livelli della solidarietà. E questo è possibile. Ma è possibile anche per nemici di questo progetto di usare il concetto della nazione affinché combattere gli altri. È un esempio. In Inghilterra, in questi due anni, molti tra noi abbiamo assistito a dimostrazioni dove abbiamo colorato la faccia in blu con stelle gialle. Ho fatto io stesso. Il nostro politico importante, Boris Johnson, ha detto è problematico che c'è gente che porta questo colore della bandiera europea. Questa è una contraddizione di lealtà. Questa è la lingua del nemico, della matrusca. Ma dobbiamo chiedere perché? Perché non possiamo avere livelli diversi dell'identità, della solidarietà? Non minaccia l'identità nazionale, se abbiamo anche identità europea e la nostra città. Il mondo crea meglio se possiamo avere molte identità e possiamo condividere con persone con altre identità. Grazie per l'applauso. Va bene, possiamo fermarci qui. Grazie per averci ascoltato. E grazie professor Colin Crouch, naturalmente a Pier Ignazio e Dario Francesco. Ci sono i libri. Degna conclusione. Sì, con l'applauso. Poi europeo. Un libro poi sostituito questo cambio. È possibile comprare uno.